Viva l'Italia antifascista, bufera sulla Digos per l'identificazione alla Scala dell'ogionista Marco Vizzardelli e polemiche all'indomani del grido antifascista partito dall'ogione alla prima del teatro alla Scala a Milano. Il protagonista dice lo rifarei, è scritto nella Costituzione, se avessi detto il contrario sarebbe stato un reato. L'opposizione contesta l'operato della Digos che nel giro di pochi minuti gli ha intimato di fornire le generalità. Calmissimo, viva Italia antifascista. E a quel punto? La voce femminile dalla galleria superiore ha urlato bravo, altri hanno applaudito dalle gallerie, sotto ho sentito un brusio e applausi. Si sono qualificati, siamo della Digos, abbiamo bisogno di identificare. Ma perché dico? Stia attento, perché se non si fa identificare è reato. Se avessi detto viva l'Italia fascista, voi eravate autorizzati a prendermi, legarmi e portarmi fuori legato. Infatti non ha commesso alcun reato, non le facciamo niente, anzi direbbe di più, siamo anche d'accordo con lei. Ma rifarebbe tutto? Assolutamente sì, me l'ha confermato la reazione di Salvini. Se tu mi reagisci così, allora ho colpito. Invece il presidente La Russa dice di non aver sentito. Molto astuto. Non mi era piaciuto che la Segre, che merita solo stima e anche di essere un po' lasciata stare, fosse stata usata e messa in mezzo. Io su quelle tue immagini una ombra, odore, profumo minimale di fascismo, profumo minimale come si possa di razzismo, sono due cose che io non mi sbagliano, non ce la faccio. Gli amici, ah bravo, qui là, i giornali di destra, mi mandavano i giornali di destra con le prime pagine, disastro, schifoso, per aver detto una cosina rigorosamente costituzionale e la palissiana, è così clamoroso dire viva l'Italia antifascista alla prima della Scala, mi fa un po' riflettere. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro... E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare. Due i logionisti identificati, il protagonista, lo dicevi, è senza ombra di dubbio Marco Vizzardelli, che ha gridato viva l'Italia antifascista, poi l'identificazione da parte della Digos, da cui è nata una bufera che è diventata anche politica. Se il presidente del Senato La Russa dice di non aver sentito urlare e Salvini dice che sbraitare a teatro è sbagliato, dalle opposizioni invece si alza un muro a sostegno dei due. Continueremo a gridare viva l'Italia antifascista anche se non piace a Salvini, ovunque. Comunque, dice la segretaria del PD Schlein, che incalza, ora identificateci tutti, e anzi i Dem si chiedono come mai non sia stato identificato chi qualche giorno fa a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, si è presentato alla proiezione del film Il Comandante, vestito con le divise militari naziste. Radoianni chiede al ministro dell'Interno di riferire su questo e evidentemente su quanto è successo ieri sera alla Scala, mentre si moltiplicano appunto dalle opposizioni i messaggi di sostegno. Ilaria Cucchi pubblica il messaggio viva l'Italia antifascista con i suoi dati personali, Maggi parla di intimidazioni. Allora ricostruiamo la vicenda con Alvise Losi. All'improvviso quella frase viva l'Italia antifascista nel buio della sala subito dopo la fine dell'inno, in apertura della prima del teatro alla Scala a Milano, mentre sul palco va in scena il primo atto nel loggione dove siedono gli appassionati di lirica, un poliziotto borghese individua l'uomo a cui appartiene quella voce, si chiama Marco Vizzardelli, è un giornalista e melomane. Durante l'intervallo viene avvicinato da 4 agenti della Digos per essere identificato. Succede anche a una seconda persona che prima dell'inno aveva scandito un secco no al fascismo. La questura oggi minimizza, nulla a che fare con il contenuto delle frasi, parla piuttosto di ordinario controllo per garantire la sicurezza della rappresentazione in occasione della prima, spesso accompagnata da manifestazioni e proteste all'esterno del teatro.
Ma ormai la polemica è montata. Secondo il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, alla Scala non si urla, anche se fischi e grida sono frequenti nel teatro in genere, però riservati alla messa in scena. Scrive invece una risposta diretta il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Non lo sentite. Altre polemiche relative al posto che avrebbe occupato Liliana Segre erano sorte nei giorni scorsi. Alla fine, posto d'onore sul palco reale per la senatrice a vita e al suo ingresso solo un lungo, sentito applauso.